pensionati della provincia di Caltanissetta questa mattina davanti la prefettura per un sit-in accompagnati dai sindacati CGIL, CISL e UIL. In pratica oggi con le vostre pensioni non si può più sopravvivere. Sì signora, ancora una volta siamo qua davanti alla prefettura a protestare perché in quest'anno che è stato passato non è stato fatto niente, anzi le pensioni sono state ridotte, gli stipendi sono stati ridotti, la disoccupazione è aumentata, i beni di primo consumo sono aumentati e quindi praticamente noi siamo sempre qui a protestare, la nostra è una protesta civile, una protesta democratica, però in questo modo non possiamo andare avanti. Poi con la vostra pensione dovete badare a tutte le generazioni. Ma guardi che io ho 445 euro di pensione e potrebbero essere molto di più, però nel 2003 a me è successo, detto da loro, nessuna spiegazione, nessun colloquio, nessun niente, dice che mi avevano dato 1350 euro in più e via di un po' di casino, direi così, me l'hanno rateizzato per 2 anni con 54 euro al mese, quindi ne avrò fino a giugno ancora, perché sono 24 mesi che io devo pagare questo debito, quindi lascio credere a voi altri perché pigliavo 428. Ora con gli assegni di mia moglie 10 euro, attenzione, di assegni familiari, sono arrivato, mi è arrivata la lettera, 445 euro. Vedo un po' lei. E lei con questi 445 euro, oltre a sua moglie, deve... Io le devo dire solo una cosa, e me ne vanto e ringrazio solo il Padre Eterno che mi ha dato la salute. Io per 69 anni ho lavorato 18 ore su 24 ore e così posso vivere. Però la cosa grave è un'altra, perché stanno mettendo tante di quelle cose in giro che non ti fanno più vivere in questo senso. Non ti fanno più vivere perché la gente che si frega il denaro è a disposizione di tutta la vita. Quelli che noi non possiamo comprare il pane vuol dire siamo tartassati in questo senso. Io vivo in agricoltura, quindi sono pensionato agricolo, sono orgoglioso di essere agricoltore, però non possiamo più vivere. Lei quanto percepisce di pensione? Io sono un ex postale e devo dire ho 1200 euro, ho fatto 40 anni il postino. E lei chi ha a carico? Io a carico ho mia moglie e mio figlio che è disoccupato con 2 bambini, di cui devo fare fronte a mia nipote per tutto quello che ha bisogno. Veda lei, quindi cosa chiede lei? Chiedo che le pensioni, no, io non voglio neanche rivalutata, però se mi continuo a tassarla, va a finire che non sono più 1200. Andiamo a scendere, uno non ce la fa più. Purtroppo dobbiamo pagare l'IMU, è una tassa che è, per me è un rubo che fanno alle persone, perché la casa non me l'ha dato lo Stato. Io le vorrei dimostrare come ho avuto la casa, io ho fatto la casa dei sacrifici e non mi nascondo, gli farei vedere che ho le scarpe, mi aggiustavo io le scarpe, per me mia moglie via di seguito. Sono solo perché sono vedovo e solo che pago 291 euro di spazzatura, ho pagato 400 euro di IMO, una casa che mi ho fatta in cooperativa. Quindi anche lei con tanti sacrifici? Con tanti sacrifici, ho pagato 35 anni di contributo e sono andato in pensione con 42 anni di versamento. Lei quanto ha di pensione? 600 euro. E chi ha carico? L'affitto. A carico no, perché sono separato, quindi. Però devo pagare l'affitto, condominio, luce, quello che ci sono da pagare. Non riesco a trovare i soldi per farmi la rentiera, che ho perso tutti i denti di sopra. Lei signora? Io sono la lavoratrice, la sua compagna, chissà quanto, meno male che lavoro io. Come si fa a vivere con 600 euro? Non lo so io. Andiamo a mangiare le immondizie, è uno schifo lo Stato, fa schifo.